Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo Gran Turismo Random Race sul mio canale. Oggi tenteremo di andare alla quinta vittoria consecutiva. Non sarà facile perché siamo su una pista difficile contro avversari difficili e abbiamo un'auto che non è favorevole ai pronostici. Però noi ci proveremo fino alla fine, chissà se riusciremo a raggiungere questa quinta vittoria consecutiva. Noi ci vediamo ad un prossimo video, vi lascio la gara, ciao a tutti ragazzi. Eccoci in pista ragazzi a bordo della nostra S2000 Touring Car sul circuito di Forest, una pista leggendaria di Gran Turismo dove cercheremo di andare alla nostra quinta vittoria consecutiva. Ok. È una pista non facile, di Forest, perché a tratti lenti, veloci, disconnessa, salite, discese, curve cieche, chi più ne ha più ne metta. I settaggi dell'auto non sono a noi favorevoli perché, come sapete, si va in sovrasterzo molto easy. L'auto è completamente stock come esce dal concessionario, quindi non abbiamo neanche potenziamenti al motore che ci possono far essere più veloci. Siamo così in balia della nostra, diciamo, bravura, e cerchiamo di andare alla nostra quinta vittoria consecutiva in queste random race su Gran Turismo nel mio canale. Ok. Sta per concludersi il primo giro, siamo settimi, sono qui davanti quasi tutti, tranne mi pare il primo che è in fregna alla luna, siamo a 7 secondi e 3. Ok, qualcuno si levi, per favore, grazie, grazie. Queste serie di curve sono veramente complicate. Siamo a 6 secondi e 2. Abbiamo davanti Köhler. Köhler, levati dal cazzo. Non lo so che è successo, ma ci siamo salvati. Acceleriamo, 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 acceleriamo a tavoletta. Qualche piccolo errore che ci sta, ragazzi. Sono abbastanza, non dico in tensione, ma quasi. Come va va, speriamo di riuscire a vincere questa gara. Siamo usciti veloci, ma questi davanti ci rallentano, questi figli di puttana ci hanno rallentato un casino adesso. Guardate come accelerano rispetto a noi, nonostante sia a tavoletta. Stavamo per andare in sovrasterzo e sputtanarci l'intera gara, ci siamo salvati. Ello lì, Poirier. È lì davanti Poirier, dobbiamo solo raggiungere e superarlo. Sembra facile a parlarle. Due secondi e 8, abbiamo anche gli stronzi dietro che ci mettono pressione. Non è una gara facile, non è una gara facile, ci stanno facendo sudare questa quinta vittoria, se sempre nel caso in cui riusciamo a superare Poirier davanti, perché ok, ho lasciato un attimo l'acceleratore perché quel cordo l'ha infame. Ok, stiamo per iniziare adesso l'ultimo settore di questa pista. Siamo a tavoletta ragazzi, ma quell'auto è veloce. Poirier ha veramente un'auto mostruosa. Siamo in scia, ma non ce la facciamo ragazzi, non ce la facciamo, purtroppo è andata così. Non siamo riusciti a raggiungere la nostra quinta vittoria, siamo arrivati a mezzo secondo di distacco, un altro giro ce l'avremmo fatta, ma il bello di questa random race sono i tre giri e tutte le difficoltà a noi messe per cercare di impedirci di andare alla vittoria. Eravamo contro una Skyline GTR R33 Touring Car, quindi
rispetto alla nostra S2000 non era facile da battere, soprattutto perché l'altra S2000 che c'era in gara è arrivata ultima. Quindi vedete un po' come è andato il tutto. Comunque, questa Random Race finisce qui, purtroppo la nostra striscia di vittorie consecutive adesso si azzera, ripartirà da zero. Siamo arrivati a 4 vittorie consecutive, dopodiché c'è stata questa sconfitta, ma va bene così. Io vi invito a lasciare un like, un commento e iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.